Le antifone della Messa le troviamo a pagina 93 del libretto bianco, Sacro Cuore di Gesù. Iniziamo la Santa Messa con il canto dei pellegrini che troviamo in prima pagina sul foglio oppure a pagina 96 del libretto rosso. Arcangelo San Michele, voi siete il mio fedele, nell'ora dell'agonia, assistete l'anima mia. Angelo Santo, Vero Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo, Angelo Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando la memoria del cuore sacratissimo di Gesù Cristo, nel quale è racchiuso ogni tesoro della sapienza e dell'amore di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, affidiamoci ai nostri angeli custodi per incontrare oggi il cuore di Gesù. Confidiamo in questo cuore che è misericordioso e buono, è un cuore di pastore che ci ama. Allora affidiamo anche a Lui i nostri peccati perché nel suo cuore li possa eliminare, li possa donare al Padre perché possiamo avere quella misericordia, quel perdono di cui tutti abbiamo bisogno, che poi deve diventare però una misericordia e un perdono che tutti dobbiamo donare, soprattutto ai nostri fratelli, al nostro prossimo, ai nostri cari. E allora iniziamo invocando la pietà del Signore e chiedendo al Signore di dare anche a noi quel cuore pietoso che è capace anche di capire e di perdonare tutte le offese che possiamo anche noi ricevere, come ora Gesù ci perdona tutte le offese che abbiamo noi dato al suo cuore sacratissimo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Ereison.
Gesù, perché sappiamo che è un cuore mite e umile e un cuore tuo misericordioso. Confidiamo in questo cuore e ancora invochiamo il perdono. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Veniamo a te, Gesù, perché sei il nostro buon pastore e anche quando noi ci perdiamo, ci smarriamo sulle strade del peccato o peggio ancora del vizio, tu vieni a cercarci per ricondurci nella via giusta e nell'ovile sicuro. Per questo ancora ti chiediamo perdono. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gesù, perché tu sei pieno di gioia e fai festa ogni volta che noi dimostriamo di essere dei peccatori pentiti che vogliono convertirsi. Noi vogliamo darti questa gioia, Gesù, questa sera e offrirti qualche conversione che tu vedi molto necessaria e importante per noi e che forse anche altri ci chiedono da tempo e che non abbiamo ancora donato. Dacci questa la gioia, vogliamo darti questa gioia della nostra conversione. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Udiamo e ringraziamo il Signore per il suo cuore misericordioso e buono e cantiamo gloria in eccelsis Deo. Gloria, gloria in eccelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza. Lettura del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Salmo. Benedetto sei tu, Signor. Benedetto sei tu, Signor. Benedetto sei tu, Signor. Benedetto sei tu. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Benedetto sei tu, Signore. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Benedetto sei tu, Signore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, ai quali non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Per questa festa del cuore sacratissimo di Gesù, la parola di Dio, la prima lettura del Vangelo, ci offre l'immagine del pastore, un'immagine tanto cara a Gesù, che Gesù applica a se stesso in più occasioni e con diverse sfumature di cuore e di comportamento. Vuol dire che è un'immagine importante, ricca di significati per Gesù e per noi. Ad esempio nel Vangelo di questa sera Gesù con umiltà si paragona a qualunque pastore. Chi di voi non farebbe questo? Dice Gesù. Cioè quel pastore che amerebbe la singola pecora perduta al punto di lasciare 99 pecore nel deserto per andare al recupero, al ritrovo di questa unica pecora perduta, per poi caricarsela sulle spalle, pieno di gioia e di amore, e riportarla a casa per festeggiare con gli amici e i vicini il suo ritrovamento. E uscendo dall'esempio, Gesù parla della gioia in cielo, cioè della gioia, della festa di Dio, naturalmente anche degli angeli di Dio per il peccatore convertito. Lui solo, addirittura una gioia maggiore, più grande di quella per 99 giusti. E allora quando noi pensiamo a una nostra conversione o alla conversione di altre persone, una conversione dal peccato, dal vizio, di solito la sentiamo come un frutto di pentimento, un'espressione di dispiacere, di rimorso, di mortificazione. E invece dobbiamo pensare anche
alla gioia, dobbiamo pensare alla felicità di Gesù, alla letizia di Dio, al gaudio, alla festa degli angeli. Quindi alla conversione nostra e altrui ci deve attirare non solo il bisogno, la necessità di uscire dai disastri del peccato, di liberarci dalle negatività dei vizi. Alla conversione dobbiamo essere spinti non solo dal dispiacere di aver offeso Dio e il prossimo, ma anche e soprattutto dalla gioia, dalla felicità, dalla festa che noi diamo al cuore di Dio, al cuore di Gesù, buon pastore. Una gioia che poi si trasmette al nostro cuore e poi si trasmette al cuore anche degli amici, dei vicini, degli altri. Ricordo le esperienze che c'erano quando Padre Pio confessava, e le confessioni di Padre Pio erano vere e proprie conversioni, grandi conversioni. La gente che usciva, dopo aver ricevuto l'assoluzione, magari dopo 2 o 3 volte che gli era stata negata perché non c'era conversione, questa gente era piena di gioia, sprizzava gioia da tutti i pori e coinvolgeva nella gioia tutti, festeggiavano con tutti. È l'esperienza del Vangelo. Per le nostre conversioni, grandi o medie o piccoli, ci deve attirare a cambiare vita cattiva questa gioia del cuore di Gesù. Quindi dobbiamo corrispondere a questa felicità di Dio e degli angeli. Quando ero piccolo, un bambino anch'io, qualche volta disubbidivo come tutti, insomma, facevo qualcosa di capriccioso, di svogliato, di testardo, ma ricordo che mia mamma non mi sgridava, non mi castigava, si metteva zitta e seria, calma e tranquilla. Però quando io facevo qualcosa di buono, perché ubbidivo, perché facevo un aiuto in casa, perché studiavo, facevo i compiti, la mamma si mostrava tutta gioiosa, così felice che mi comunicava questa gioia. E alla fine io tornavo facilmente e velocemente a essere buono e ubbidiente dopo aver fatto un po' il monello, e arrivavo a non fare più il monello per vedere questa gioia della mamma, per vedere tornare il sorriso sulle sue labbra, sul suo volto. Perché in questa gioia c'era poi il bacio, c'era poi magari il gelatino, insomma, ero anche un bambino. E pensiamo allora a fare felici Dio, a far felici Gesù, la cosa più bella di questo mondo, cui uno dice, ma mi converto perché voglio far felice il Signore. E quando il Signore è felice, quante grazie arrivano a noi. E come la mia mamma quando era felice perché facevo il bravo, oppure perché tornavo a essere bravo, e ci arrivavano poi le soddisfazioni e le grazie. Vogliamo le grazie del Signore, facciamolo felice, facciamo fare la festa in cielo, e da questa festa verranno a noi tante benedizioni e tante grazie, ma facciamole felici con la nostra conversione. Piccoli o grandi, abbiamo tutti bisogno di qualche conversione, proviamo a pensarci su e facciamo felici gli angeli di Dio in cielo. Ora ci chiediamo perché a Gesù piace tanto questa immagine del buon pastore, e la risposta la troviamo nella prima lettura del profeta Ezechiele, dove Dio si presenta come il pastore di Israele con una ricchezza di comportamenti straordinaria, una ricchezza, diciamo, di amore. Nella figura del pastore, che passa tante ore fermo accanto alle pecore, si manifesta non tanto quello che lui fa per le pecore, ma prima di tutto per il suo cuore, che è lì, il cuore a cuore con le sue pecore, tranquillo. Noi vediamo, sentiamo il cuore che ama le sue pecore, il pastore è lì che contempla le sue pecore che mangiano, bevono tranquille nel pascolo. Ecco, il cuore del pastore è un cuore affezionato a tutte le pecore, che passa in rassegna felice le sue pecore, che chiama ogni pecora per nome, le conosce bene come un affetto quindi personale e di gruppo. E se un temporale o un buio improvviso disperde le pecore, il cuore del pastore lo spinge a radunarle, a cercarle. E se viene un lupo, il cuore del pastore lo fa difendere le pecore, anche a costo della vita, davanti al lupo. Il cuore del pastore ascolta le pecore,
e ne capisce dal loro belato se hanno fame, se hanno sete, se sono stanche. Il cuore del pastore ha cura delle sue pecore e conduce le pecore scegliendo per loro i pascoli migliori, le acque più buone, più fresche. Il cuore del pastore gli fa provvedere in modo giusto e perfetto sia alle pecore grasse e forti, sia alle pecore deboli e malate, sia a quelle smarrite e perdute, sia a quelle ferite e infortunate. Tutto questo l'abbiamo sentito nella lettura. Dobbiamo pensarci, per tutte le pecore, per ciascuna pecora, il cuore del pastore è amore, dà amore. Ecco perché a Gesù piace descrivere e presentare a noi il suo cuore con questa immagine del cuore del pastore. In questa immagine c'è tutto il suo amore per noi, come gregge, come chiesa e come singola pecora. Un amore che noi riusciamo a capire e a ricevere se però ci immaginiamo in questa immagine, ci facciamo pecore, ci facciamo gregge del Signore. Allora è importante che la nostra fede e la nostra preghiera prenda anche ispirazione da queste immagini del pastore e della pecora, che ci rivelano il cuore, ci portano al cuore, all'amore sia di Gesù per noi, sue pecorelle, sia nostro amore per Gesù, nostro pastore. Ricordo di essere andato a trovare un malato una volta e al mattino, recitando le preghiere dei sacerdoti, avevo letto il Salmo 22, quello che poi noi cantiamo anche, il Signore mio pastore. E mi era venuto in mente di leggerglielo a lui. L'ha trovato di una consolazione straordinaria, immaginare di essere una pecora curata da Gesù, buon pastore. E lui poi ha detto ai suoi cari di portargli la Bibbia e tutti i giorni, mi ha detto poi che sono stato in ospedale, tutti i giorni alla sera leggevo questo Salmo 22 e ci trovavo tanta consolazione. Ecco questo. E si immaginava di essere la pecora, per esempio in quel momento, curata dal pastore, perché è ferita, perché è malata. E vedete come è bello e come questa immagine può davvero aiutarci in tante difficoltà. Ma un altro punto, noi sappiamo che c'è un nemico del pastore e delle pecore, che è il lupo, che è il demonio. Quindi il lupo e il demonio ci assale con tre tattiche, ricordiamo che sono tattiche pericolose e non dobbiamo prestarci, dobbiamo stare attenti. La prima tattica del lupo, del demonio, è quella di assalirci quando noi ci allontaniamo dal pastore, da Gesù, e quindi ci allontaniamo dalla sua protezione, dalla sua vigilanza, dal suo intervento, dal suo bastone che può pestare il lupo e farlo fuggire. Quando noi ci allontaniamo dal Signore, dal buon pastore, quando noi per esempio lasciamo la fede, smettiamo di pregare, non diciamo più il rosario, non andiamo più a messa, non riceviamo più i sacramenti, allora in quei momenti siamo indifesi perché ci siamo allontanati da Gesù, buon pastore. Se ci allontaniamo dalla pratica religiosa, il lupo, il demonio ci assale, è lì pronto, e qualche volta anche ci uccide la vita religiosa, la vita cristiana. La seconda tattica è quella di farci credere che Gesù non è un buon pastore. Ci dice, guarda che Gesù è un mercenario, guarda che Gesù scappa, guarda che Gesù non c'è, guarda che a Gesù non gli importa niente di te, guarda che Gesù ti abbandona, ti trascura, che non ti ama, guarda che Gesù non ti aiuta, non ti guarisce, non ti protegge, non si cura di te. Ecco, quando ci vede convinti che Gesù non ci ama perché magari, diciamo, noi non ci esaudisce o perché ci è capitato qualche cosa che non doveva capitarci, per carità, e allora, se cominciamo a dubitare dell'amore di Gesù, buon pastore, quello la vince, il demonio, il lupo ci assale, ci distrugge anche la vita morale, spirituale, psicologica. La terza tattica del lupo o demonio è quella di travestirsi da pecora. E si traveste da pecora attraverso delle persone cattive ma false,
ipocrite, bugiarde, ingannatrici. E così, con questo travestimento, noi pensiamo che sia una pecora, lui è travestito, è il lupo travestito, quella persona che ti propone una cosa immorale, che ti propone delle cose cattive, che ti dà esempi cattivi. Quindi, quando ci sono queste persone che penetrano magari nella vita familiare o nella vita sociale per portare cattiveria, litigio, per portare disperazione, separazione, discordia, per portare maleficio, maledizione o qualcosa anche di peggio, allora stiamo attenti, stiamo vigilanti, non lasciamoci vincere da queste tre tattiche del lupo demonio. Ma noi sappiamo che c'è anche un amico del pastore e delle pecore, che è il cane, il can pastore, è il nostro angelo custode. Il can pastore è dotato di un istinto straordinario, fa in modo che questo can pastore tiene unite le pecore, muove le pecore dietro al pastore, davanti al pastore negli spostamenti, coinvolge e raccoglie le pecore, le fa entrare nell'ovile, recupera le pecore matte, le pecore perdute che si allontanano dal pascolo e dal gregge, vigila e difende le pecore da ogni tipo di aggressore, combatte se c'è bisogno per salvare le pecore dal lupo. Questo è il lavoro del can pastore, ma è il lavoro del nostro angelo custode, degli angeli, dei nostri cari, e dobbiamo tenerli vicini, questi can pastori, attivi con la nostra devozione, con la nostra preghiera, con il nostro richiamo, chiamiamolo. Per il pastore il suo cane è indispensabile, il suo lavoro è preziosissimo e così vale per il nostro angelo custode. Abbiamo bisogno di lui e quindi teniamolo caro e preghiamolo spesso. E infine non dobbiamo meravigliarci che Gesù si è definito buon pastore, ma è anche detto di essere agnello, agnello di Dio. Com'è che è pastore e agnello? Eh sì. L'agnellino al tempo di Gesù per i bambini era come il nostro peluche, dei nostri bambini, un peluche vivo che comunicava ai bambini i sentimenti dell'accoglienza e della tenerezza. Questo vale per i bambini di tutti i tempi, hanno bisogno del peluche o dell'agnellino tenero e dolce, che stringono al cuore e che portano a nanna con loro a letto. Ecco il loro peluche, questo peluche. E quindi dobbiamo sempre ricordare i sentimenti che ispira l'agnello, che sono appunto l'accoglienza e la tenerezza. In Gesù, oltre al cuore di pastore, c'è il cuore dell'agnello, un cuore che ispira come primo spirito l'accoglienza. È un sentimento non facile da avere verso il nostro prossimo, vorrei qui sottolineare questo aspetto, soprattutto quando il prossimo si comporta male, è un po' cattivo, e magari l'abbiamo vicino di casa, o vicino di famiglia, o vicino di lavoro, o vicino in casa. Si comporta male, fa delle sciocchezze, è scorretto, ci verrebbe voglia di insultarlo, di menarlo, provoca in noi dentro il cuore sentimenti di depressione o di rabbia o di ansia o di aggressività, procura dentro la mente pensieri negativi, ragionamenti depressivi, distruttivi, disfattivi, arrendevoli, rinunciatari. Ecco, allora sopra questi sentimenti, sopra questi pensieri deve intervenire il cuore dell'agnello, che è un cuore che accoglie queste persone nella comprensione. Il cuore dell'agnello sa accogliere e comprendere, accettare e aiutare chi è entrato in una specie di coma e ha bisogno di una rianimazione affettiva, una rianimazione emotiva oppure di una rianimazione razionale, intellettuale. Avrebbe bisogno di una flebo di amore e di sapienza, avrebbe bisogno di una ricarica di fiducia e di speranza, una iniezione di ottimismo, ma anche di umorismo, di sorriso, di felicità e di gioia. Tutti noi abbiamo dei difetti, tutti abbiamo delle fragilità,
delle stranezze, più o meno forti, più o meno gravi, difficilmente correggibili perché fanno parte ormai del nostro carattere, magari che abbiamo anche ereditato, o dell'educazione che abbiamo ricevuto. Per cui accogliere queste persone con questi difetti, magari necessariamente accoglierli perché sono magari in famiglia, non è facile. E non serve arrabbiarsi, non serve deprimersi, non serve aggredirli, ma bisogna farlo con cuore di agnello, accoglierli con questo cuore di agnello dolce, mettendo tutti in sorriso, in umorismo, in spirito sereno e comico quasi. È inutile fare i cani rabbiosi, non serve fare il cane rabbioso con queste persone. È meglio e più salutare, sopportare, convivere come agnelli buoni, agnelli remissivi, agnelli gioiosi, agnelli che sanno anche sorridere di tutte queste cose. Il cuore dell'agnello è un cuore che ispira, oltre questa accoglienza, anche quando è dura da fare, ma poi porta i suoi buoni frutti, ispira anche il sentimento della tenerezza, la delicatezza, la soavità. La tenerezza è un sentimento, un comportamento oggi troppo dimenticato, troppo trascurato, e questo è un fatto che toglie molta serenità, toglie molta felicità, soprattutto nell'esperienza del matrimonio e della famiglia. E quando manca la tenerezza, è a rischio anche la fedeltà coniugale, è a rischio l'educazione dei figli, è in pericolo tutto perché manca la tenerezza dell'agnello. Perché vedete, non basta voler bene, non basta amare. Questo amore, questo voler bene va fatto sentire, va sentito. È la tenerezza, la dolcezza, l'affettuosità, l'amorevolezza che fa sentire l'amore, fa sentire di essere amato, fa sentire di voler bene, fa sentire di essere voluto bene. Se non c'è il sentire che è dato dalla tenerezza, potete dire 100 volte ti voglio bene, ti amo, non lo coglie, non si sente. Quando uno non sente, è la tenerezza che fa sentire l'amore, il voler bene. Quando manca la tenerezza dell'agnello, non si coglie, a volte succede che non si sente più. Non c'è più a volte amore proprio. La tenerezza di un abbraccio, la tenerezza di un bacio, di una carezza, di una parola affettuosa, di un gesto amichevole, gentile, dolce. Ecco allora, concludendo, siano i nostri angeli, che sono l'accoglienza e la tenerezza del Padre di Gesù per noi, siano loro a donarci, a coltivare in noi il cuore del pastore, il cuore dell'agnello, il cuore di Dio, il cuore di Cristo, il sacratissimo cuore di Gesù. Dopo il Vangelo, rivelaci, o Dio nostro, le ricchezze sconfinate della Tua grazia e il Tuo amore per noi, che si compie nel Cristo Gesù. Fratelli, eleviamo una devota preghiera a Cristo Signore, confidando nella generosità del Suo sacratissimo cuore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore, perché il Signore continui a rivelarci attraverso il Suo cuore l'immenso amore di Dio per noi, preghiamo. Per la Chiesa nata dal fianco trafitto di Gesù sulla croce, come gregge unito e concorde si accosti a Dio con piena fiducia
e annuncia al mondo il suo eterno amore di buon pastore. Preghiamo perché il Signore si prenda sempre cura di noi ogni giorno con tenerezza paterna, davvero buon pastore delle nostre anime. Preghiamo per coloro che sono provati dalla sofferenza, si sentono custoditi e aiutati dalla bontà del cuore di Cristo. Preghiamo per i non credenti, perché volgono lo sguardo a Gesù e al suo cuore e ottengano la grazia della conversione e dell'accoglienza del Signore. Preghiamo perché il Signore Gesù abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, ci custodisca dal maligno e da ogni aggressione del male. Preghiamo perché rimaniamo saldi nella carità, possiamo corrispondere all'amore infinito che il Signore ha per noi. Preghiamo per i fratelli defunti Luigi Vimercati, Adele e Pietro, e per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti dall'abbraccio misericordioso del Padre e dal cuore di Cristo in cielo. Preghiamo. Lo Spirito Santo, Padre, ci infiammi di quel fuoco che il Signore nostro Gesù Cristo ha riversato in terra dall'intimo del suo cuore e ha voluto che noi divampasse per attrarci a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Accompagniamo le offerte con il canto 101 a pagina 52. D'amore pane dolcissimo del cielo eterno gaudio, vi rossoglivo agli umili che in te tanto sperano, immenso cuore amabile, tu sai guarire i nostri cuori, tutte le nostre lacrime, tu possiamo rinnovare la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Salga a te, o Padre, come profumo soave, l'offerta che ti presentiamo in onore del cuore di Cristo, perché la sua carità infiammi il nostro cuore e ci conformi a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta celebrarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro, innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi. Dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al suo cuore, attingessero con gioia alla fonte perenne della grazia e della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Gesù, 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 Gesù. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e i calici della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allo spezzare del pane, venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò, dice il Signore. Questa sera vogliamo cantare la preghiera del Signore. Il Padre nostro è scaturito dal cuore di Gesù. È la più bella e più grande preghiera che dobbiamo recitare con il cuore e per fare gioia al Padre e agli angeli cantiamola anche come grandi peccatori ma convertiti e pentiti, ma nello stesso tempo gioiosi di fare la gioia in cielo con qualche nostro miglioramento e conversione. Cantiamo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatto come noi li ripetiamo.
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco il buon pastore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono io che faccio parte della mensa, ma è soltanto la parola di Dio. Alla comunione, nessuno ha un amore più grande di questo, dice il Signore, dare la vita per i propri amici. Si ricorda che in questa messa la comunione viene data solo sulla lingua e non sulle mani. Canto 148, a pagina 64. Il Signore è il mio pastore, la manca ad ogni attesa, in verdi serenità in pace. Thank you.
cantiamo in ringraziamento il canto 147 a pagina 64. O Signore, guardaci, con la fede siamo qui per toccare appena il lembo del mantello e la forza che verrà sarà come unguento che ci risanerà guariti noi saremo. Speranza siamo qui, il tuo nome è potenza che guarisce. E se il mondo finirà, la parola resterà, perché tu sei via, vita, verità. Gesù, vieni in noi e guariscici. Gesù, vieni in noi e nella tua pace noi vivremo. O Signore, guardaci. Amore, siamo qui, tu ci chiami alla presenza del tuo volto e di cuore canta già la tua grande fedeltà, tu ci doni vita nuova, libertà. Gesù, vieni in noi e guariscici. Gesù, vieni in noi e nella tua pace noi vivremo. Ci alziamo per l'atto di affidamento all'Arcangelo San Michele che troviamo sul foglio in seconda pagina. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli, amore delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, e te oggi mi offro e mi dono, pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore. Ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita.
Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Arcangelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi e governa me, che ti cura. Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci unisco, Padre e Figlio, che ci hai donato, perché animati dalla stessa carità del suo cuore sappiamo riconoscere nei nostri fratelli l'immagine di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Recitiamo l'invocazione di Santi Arcangeli, a pagina 3 del foglio. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminici. San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. San Gabriele Arcangelo, con la tua luce illuminici. San Gabriele Arcangelo, con le tue ali proteggici. San Gabriele Arcangelo, con il tuo messaggio ispiraci. San Raffaele Arcangelo, con la tua luce illuminici. San Raffaele Arcangelo, con le tue ali proteggici. San Raffaele Arcangelo, con la tua medicina guariscici. Invocazione a San Michele. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro la malizia e le insidie del diavolo. Sii tu il nostro aiuto e sostegno. Ti preghiamo supplichevole, che Dio lo tenga sotto il suo dominio. E tuo principe delle milizie celesti, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo a rovina delle anime. Invocazioni, a pagina 2 in alto. Veni, Sante Micaele, veni, Sante Micaele, veni, Sante. Dei santi arcangeli, angeli custodi, con le grazie, i doni, le benedizioni del cuore sacratissimo di Gesù, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
benediciamo le candele. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, che sei luce da luce, benedici queste candele e questi ceri che accenderemo nelle nostre famiglie, radunate dalla preghiera quotidiana. I tuoi santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, intercedano perché la loro luce, benedetta, illumini e riscaldi i cuori dei nostri cari nella fedeltà, nell'unione affettiva e pratica. Questi lumi benedetti allontanino dalle nostre famiglie il principe delle tenebre e ci ricordino la nostra luce battesimale, fiamma di fede, speranza e amore che sempre dobbiamo ravvivare con la preghiera e le opere buone da veri figli della luce. Lo chiediamo a te, per i meriti del tuo cuore sacratissimo, a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esorcismo e benedizione del sale. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ti esorcizzo, creatura del sale, nel nome della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, affinché tu diventi sale di purificazione per allontanare ogni pericolo alla salute delle anime e dei corpi. In virtù di Gesù crocifisso e del Sacro Cuore del Signore e per il ministero dei tuoi santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, sii sale esorcizzato che allontana e mette in fuga ogni presenza malefica nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Faccia fuggire ogni turbamento della pace dei nostri cari nel nome potente e glorioso di Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio Padre onnipotente e misericordioso, benedici e santifica questo sale, così che procuri alle nostre anime effetti di guarigione e di salute. Esso sia sciolto nel cibo, a beneficio dell'anima e del corpo dei tuoi fedeli, che per essere sale della terra si nutrono della tua divina sapienza e si conservano redenti e salvati dal sangue prezioso di Cristo, Figlio tuo e Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esorcismo e benedizione dell'acqua. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ti esorcizzo, creatura dell'acqua, nel nome della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, affinché per il ministero dei Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, tu diventi acqua pura e potente, acqua di luce, in grado di allontanare nel seno della Santa Croce tutti i demoni e a proteggere e a difendere dai malefici ogni persona, oggetto e luogo dove sarai bevuta e aspersa con fede per il Sacratissimo Cuore del Signore, nel nome santo e benedetto di Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo, o Dio Padre onnipotente e misericordioso, infondi la tua benedizione in quest'acqua perché acquisti l'efficacia della tua divina grazia per proteggere ogni persona e cosa, per scacciare demoni, allontanare malattie e malefici, produrre nelle nostre anime ogni buon effetto di purezza morale e di crescita delle virtù. Lo chiediamo a te, Cristo Signore nostro, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esorcismo e benedizione dell'olio. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ti esorcizzo, creatura dell'olio, nel nome della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, affinché per intercessione dei Santi Arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, e per l'efficacia del seno della Santa Croce, tu possa giovare alla liberazione dalle malattie e dai dolori del nostro corpo e possa dare sollievo e soluzione ai disturbi della nostra mente, come l'olio usato nel nome di Gesù dai santi apostoli che scacciavano gli spiriti impuri, ungevano di olio gli infermi e li guarivano, per la gloria del nome di Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio Padre eterno e santo, dignati di riversare su questo olio l'abbondanza della tua benedizione santificatrice
perché tutti coloro che ne faranno uso nel cibo e sul corpo possano venire curati nel fisico, confortati nell'anima. Per opera dello Spirito Santo, divina unzione, riacquistino la salute spirituale e la forza corporale che ci ha portato Gesù Salvatore per la grazia del suo cuore, il Cristo l'unto di Dio, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benediciamo i farmaci, le medicine, il nostro aiuto nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Signore, Dio magnanimo e Padre misericordioso, verso i figli che soffrono e giacciono a letto, malati, bisognosi di farmaci e di cure, accogli la nostra preghiera, che ti è presentata dal tuo santo arcangelo Raffaele, e degnati di inviarlo a portare il tuo soccorso e la tua guarigione provvidenziale attraverso le medicine che ora nel tuo nome benediciamo. Fa che per tua grazia questi farmaci siano liberati dai loro effetti negativi e risultino di vero giovamento salutare, di terapia efficace ai molti mali psicologici e fisici che ci affliggono. Lo chiediamo a te, Gesù, per il tuo sacro cuore che vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benediciamo gli indumenti, in particolare dei malati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Signore Gesù, che per la grazia e la forza dello Spirito Santo, che usciva da te, operavi liberazioni e guarigioni anche attraverso le tue vesti, che malati, abbandonati e delusi dagli uomini venivano a toccare con fede nella tua divinità e nella tua potenza, fa che coloro che indosseranno saranno toccati da questi indumenti che nel tuo nome e per il tuo sacro cuore benediciamo, possano ricevere una speciale grazia di salvezza spirituale, di consolazione psicologica e di guarigione fisica. Manda a questi infermi l'aiuto potente del tuo santo arcangelo Michele, così che sciolti dai lacci di Satana e dai demoni di malattia, vengano sollevati dalle loro sofferenze. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benediciamo le fotografie, anche quelle dei telefonini, tutto quello che avete. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. O Spirito Santo, che sei l'anima delle nostre anime, guarda coloro che ti sono presentati attraverso queste foto. Concedi ad essi una particolare effusione di grazia che li benedica, li converta, li liberi, li guarisca, li consoli e li conforti. Per il ministero del tuo santo arcangelo Gabriele, annuncia loro un sollievo delle sofferenze spirituali e fisiche, una soluzione dei problemi personali e familiari, in virtù dell'Immacolata Vergine nostra tenera Madre Maria, mediatrice di tutte le grazie, e a lode e gloria del Padre, che insieme a te il Figlio vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In conclusione preghiamo la Madonna Santissima come corredentrice, mediatrice di tutte le grazie, perché rafforzi la nostra fede e renda così ancora più efficaci per noi questi sacramentali che portiamo a casa. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Invochiamo Maria, Regina dei Santi Angeli, eleviamo la nostra preghiera perché benedica le nostre intenzioni, avvalori le nostre preghiere con i suoi meriti e la sua intercessione. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. Te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce.
per tutti gli ammalati qui presenti, per quelli che sono presenti nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, per quelli che ci seguono via internet, perché siano assistiti, curati, protetti, benedificati e guariti dai santi arcangeli e dagli angeli custodi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa, che ti fui affidato da te. Sacro cuore di Gesù, confida e spera. La messa di San Michele per il mese di luglio sarà lunedì 29. Poi l'incontro del gruppo del primo sabato del mese alle ore 14 è sospeso per il mese di luglio. Al termine della messa sarò a disposizione per chi vorrà offrire i ceri votivi. Canto. Terminiamo la Santa Messa con il canto Come un astro in cielo splendi, in ultima pagina, quarta pagina del foglio. O Arcangelo Michele, come un astro in cielo splendi, la potenza tua distendi nella Chiesa del Signore. Sant'Arcangelo Michele, o gran servo del Signore, fa che sia fedele il cuore al sovrano.